Fratres, donatori di sangue, Consiglio Provinciale. E qui con me ho il presidente provinciale, appunto Pietro Ganganelli. Allora, ogni anno arriviamo in estate e c'è l'emergenza sangue. Però voi, insomma, siete presenti da quanti anni nel territorio? Noi siamo presenti da 60 anni. Con 26 associazioni tra Arezzo e provincia? Con 26 associazioni, sì, sparse in tutte le vallate e nella città capoluogo. Il nostro, diciamo, punto di forza è la capillarità, questa presenza anche nei piccoli paesi, nelle piccole comunità, che ci permette di arrivare in modo più puntuale e preciso a tante persone. È un'esigenza che non si è mai placata, presumo, in tutti questi anni che voi siete nel tessuto? No, noi siamo praticamente mobilitati, non diciamo 24 ore su 24, ma quasi, nel senso che dobbiamo coordinare l'attività dei nostri oltre 5.000 donatori e poi pensare alla promozione, alla sensibilizzazione, per cui siamo anche impegnati tra le nuove generazioni, nel mondo della scuola, con varie iniziative. Certo. E nel territorio, promuovendo anche qui, diciamo, varie occasioni di incontro, di promozione, di discussione, perché di donazione del sangue purtroppo si parla molto poco. È una problematica che effettivamente dovrebbe essere impartita già come educazione civica nelle scuole, certo, perché certo. Donare è un atto che si fa, ma un domani potremmo averne certo. Bisogno anche noi in prima persona. Certo. Quindi in questo caso do anche il benvenuto al dottor Zadi Roberto, che è il direttore facente funzione dell'unità operativa complessa medicina trasfusionale. Allora, tanti donatori vengono, no, per donare? Sì, dunque alla nostra unità operativa fa capo tutta la provincia, oh. Quindi abbiamo il San Donato, che è il centro dell'unità operativa, e poi ogni vallata ha una sua sezione trasfusionale, quindi mm-hmm. Ci abbiamo una Bibbiena a San Sepolcro, alla Fratta di Cortona, e poi abbiamo un'unità operativa semplice, un po' più organizzata, che è quella del Valdarno all'ospedale della Gruccia, quindi siamo presenti in tutto il territorio. Da questo noi abbiamo il vanto, fino adesso speriamo di poterlo mantenere, di essere in Toscana la provincia con l'indice di donazione più alto. Quindi la provincia di Arezzo ha un indice di donazione, cioè una quantità di donatori ogni 1.000 abitanti superiore a tutta l'altra. E se lo dice lei ci possiamo credere, sì, assolutamente. Questo. Quindi sì, insomma, grazie. Beh, lo dicono i numeri del CRS, cioè, appunto, insomma, certo, nazionali. Detto questo, si sa che purtroppo non tutti possono donare, no? Però, sì, la donazione, diciamo, se uno volesse diventare donatore, visto che, voglio dire, come percorso, deve fare? Sì. La donazione di sangue è possibile, chiaramente, per persone in buona salute che non abbiano patologie particolari, dall'età di 18 anni, dal compimento della maggiore età, e l'iscrizione è possibile fino ai 60 anni. Mm. Adesso finalmente la legge ha recepito il fatto che si può donare fino ai 70 anni, chiaramente. Perché poi è stata la vecchiaia da 65 è andata a 75. La vita è migliorata, no? Certo. È migliorata, giustamente. La legge precedente prevedeva la donazione fino ai 65 e poi diceva dai 65 ai 70 era a giudizio del medico, certo, trasfusionista. Adesso è stato inserito proprio nella ultima legge l'età fino ai 70 anni. L'accesso è piuttosto semplice. In Toscana prevede un doppio accesso cosiddetto. Cioè abbiamo un primo incontro di visita, di raccolta dati, e poi facciamo degli esami per iniziare. Tra questi esami ci sono ovviamente gli esami per le malattie infettive, che comprendono. Cioè praticamente fate uno screening generale di buona e perfetta costituzione, no, alla persona che dovrà donare. Quindi è anche un modo per poter fare un check-up che sì, poi, ci diciamo, può garantire di stare bene. Certo, no? Scusate, certo, penso sempre a qualcosa anche di personale. C'è, no? Un ritorno, no? C'è un ritorno ovviamente, perché già per legge il donatore periodico deve essere sottoposto a esame, a un check-up. Certo. Ci sono degli esami che la legge prevede, che comprendono più o meno le funzioni più importanti, mm-hmm, e che comunque una volta all'anno vengono fatti, e poi nel corso, se c'è qualcosa da ricontrollare, lo controlliamo. Certo. Dicevamo del primo accesso. Il primo accesso può essere fatto in due modi, fondamentalmente. Consiglio di rivolgersi alle associazioni. Certamente che potranno, però voglio per dire, se uno vuole andare direttamente si a può donare, anche non è che... Però il primo incontro è un incontro di visita, sì, dove dobbiamo acquisire questi esami e dare un giudizio di idoneità. Poi si dà un altro appuntamento in cui si fa la vera e propria prima donazione. E quanto da quel dura momento, una donazione di sangue, diciamo, il tempo?
tra accettazione e donazione, un periodo di riposo lì prima di riessere rilasciati, può durare da una mezz'ora ai 40 poi minuti. Poi offrite anche la colazione, so. Sì, c'è un buono. Poi torno anche per altre domande. Allora, andiamo anche dalla parte operativa, appunto, perché i giovani, come ha detto il Presidente, e il Dottore sono molto importanti. Paolo Mulè, che è il coordinatore regionale Fratres Giovani. Giusto? Esatto. Allora, hai avuto una promozione perché mi ricordo l'anno scorso eri provinciale, adesso sei diventato regionale. Quindi i giovani come recepiscono questa problematica? Allora, i giovani, dobbiamo dire la verità, sono molto attenti a queste problematiche del mondo d'oggi. Quindi diciamo il problema che il giovane non va a donare non c'è, nel senso il giovane va a donare. La problematica che ha il giovane è la periodicità e l'impegno, nel senso che è difficile, succede quasi sempre che il giovane piano piano si perde, cioè va a donare quella volta all'anno quando se lo ricorda. È discontinuo, esatto. Poi vuoi anche per la società di oggi, perché chiaramente, come dice anche il dottore, per essere donatore bisogna essere in buona salute e poi rispettare determinati standard. Lo stai dicendo tu? Mettiamo, oggigiorno noi giovani siamo molto, cioè nel quotidiano durante l'anno ci sottoponiamo a facciamo dei tatuaggi. Il giovane che fa il tatuaggio non è che non può più andare a donare, però deve star fermo per un tot di tempo. Quattro mesi. Esatto. Il giovane che fa un viaggio all'estero, soggiorna all'estero in paesi dove c'è magari sono soggetti a... Deve stare fermo. Quindi è facile che un giovane si perda, vuoi per quello, vuoi per anche i suoi impegni, è discontinuo. Però diciamo voi andate anche nelle scuole, presumo, Noi come giovani Fratres, sia provinciale che a livello regionale, a livello di promozione sul territorio, siamo molto attivi, quindi andiamo sia nelle scuole dove invitiamo e facciamo capire ai giovani l'importanza di questo gesto, partecipiamo a eventi di risalto regionale e nazionale dove attraverso la nostra presenza, attraverso slogan, volantinaggio, poi abbiamo anche realizzato di recente dei costumi per partecipare ai vari carnevali come il carnevale di Viareggio, il carnevale... Quindi ecco, essere presenti anche in quei luoghi di diferimento, perché poi voglio dire, il sangue quando serve o perché c'è un incidente, certo. La maggior parte dei casi è quello, no? E poi io mi immagino, cioè, anche sapere il fattore del sangue, il gruppo sanguigno è un altro aspetto molto importante, no, dottore, certo. Nell'emergenza. Certamente, essere già gruppati, quindi accorcia le procedure, ovviamente. Volevo sottolineare una cosa sulle terapie. Sì. Il grande impatto sul bisogno di sangue è proprio il progresso della medicina. Cioè, oggi abbiamo delle terapie che permettono in certe patologie tumorali e soprattutto quelle onco-ematologiche, cioè le malattie del sangue, abbiamo fatto dei notevoli progressi. Siamo a livello di avere sopravvivenze all'ordine del 90-95% per certe forme. Quindi però, non è soltanto l'incidente, come dicevo io, quindi ci sono anche altre forme, grazie che, di averlo appunto, sottolineato. Che sono poi la grande maggioranza del fabbisogno. Perché il progresso terapeutico porta a avere dei maggiori successi sulla terapia, ma queste persone quando fanno terapie, chemioterapie, soprattutto perché riguarda le malattie ematologiche, hanno bisogno di un grosso supporto trasfusionale. Mm-hmm. E non solo di sangue inteso come globuli rossi. No, ecco, bravo. Noi abbiamo ad esempio una grossa, noi abbiamo un'ematologia e le malattie infettive del nostro ospedale che lavorano molto, hanno molti successi e curano molto bene. Perché il sangue si può poi declinare in tanti... Sì. Quando una persona sta facendo una chemioterapia veramente pesante, chiaramente il proprio midollo non produce quasi più niente, quindi va sostenuta sia dal punto di vista del sangue, ma soprattutto anche di piastrine. Questo elemento che viene un po' trascurato,
No, infatti, guardi, le piastrine hanno accolto loro, lei e io molto volentieri per far capire che le problematiche non sono solo sull'incidente. Fare una problematica, ecco perché potevo pensare, la classica donatura del sangue è quella dove si mette un ago in vena e si raccolgono 450 grammi di sangue, una donazione semplice, dura 10 minuti, certo, con una buona vena. Ci sono donazioni più impegnative che sono appunto quelle cosiddette da aferesi, dove noi raccogliamo specificamente un certo componente del sangue, come può essere le piastrine. Sono più impegnative per il donatore perché si va all'arco di 45-50 minuti di procedura, ecco. Però ecco, sono veramente fondamentali. Vabbè, uno quando è lì perché, penso che sa quello che fa, perché è un elemento labile. Le faccio un esempio: una sacca di sangue ha 42 giorni di validità, una sacca di piastrine ha 5 giorni. Quindi noi abbiamo giornalmente bisogno di rifornire questa scorta che ci serve, certo, proprio per curare, veramente curare e salvare la vita a certi tipi di patologie. Ne riparleremo con il dottore perché è importante capire questi aspetti. Allora, certo, Presidente, concludiamo. Ho detto 26 associazioni, quindi visto che Teletruria, Focus, è visto in Arezzo e provincia e non solo, cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo un numero di cellulare provinciale. Tra l'altro, avete anche, presumo, una pagina Facebook, esatto, un sito, sì, giusto? Sì, abbiamo una pagina Facebook, esatto. Posso dire il numero del cellulare, se è possibile? Lo vediamo, guardi, è in onda. Ah, benissimo. Ora se lo manda, ecco, subito in onda il nostro regista. Grazie, Luca. Basta contattarci. Sì. E per ricordare a tutti, come è emerso anche da questo incontro, l'importanza di donare il sangue non nelle emergenze, ma quotidianamente, nel corso dei 365 giorni dell'anno, perché di sangue c'è sempre bisogno. E quindi, ecco, diventare dei donatori di sangue periodici, cosiddetti periodici, quindi cioè conosciuti dal sistema trasfusionale con il quale abbiamo degli ottimi rapporti. Certo. E quindi, ecco, cercare anche di puntare a una maggiore qualità della donazione. Anche perché è importante sapere da dove arriva. Certo. Il nostro tempo è scaduto, no? È vero, no, dottore? Sì, sapere, sì, anche la qualità del sangue. È importante anche perché appunto noi abbiamo un donatore controllato che almeno una, certo, volta all'anno dona, certo, fa tutta una serie di esami e quindi ha sempre un ritorno benefico. Anche un ritorno suo, tenendo... Io ringrazio tutti i miei ospiti, grazie, e vi ricordo che abbiamo parlato del donare, dona il tuo sangue, perché effettivamente è un qualche cosa che è doveroso da parte di noi tutti.